Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio su Budokai Tenkaichi 3, dove giocheremo la saga di Dragon Ball, o meglio rivivremo la storia di Goku bambino. Amici miei, prima di iniziare, come al solito, ringrazio tutte le persone che puntualmente lasciano un bel pollicione all'insù. Grazie mille, adesso possiamo iniziare. Eccoci qua. Cielo contro terra. Ok, andiamo. Mia madre, mio fratello e la gente del mio villaggio. Non perderò. Guardate quanto è bellino. E poi graficamente è anche tanta roba, Mancano ancora due incontri. Sta per iniziare il sesto. E ora diamo inizio all'incontro numero 6. Ok, noi ci siamo. Bam. Iniziamo subito con un po' di schia... Aio. Attenzione, raga, perché qua chi finisce fuori è fuori, cioè, voglio dire, chi finisce fuori. Guardate, si è tolto. Vai. Namu Amidabatsu? Raga, non potevo schivarla, Per favore, conta. È stato eliminato? No. Dubito che riuscirà ad alzarsi. Tra l'altro non ho capito perché stesse contando in inglese. Inglese, ma perché? Oggi, regà, è il giorno delle parole strane. Non posso ucciderti, ma questo ti farà dormire per 10 giorni. 7 8 8. Oh. Die. Si è alzato. Oh. Non m'attaccare quando. Mannaia. Non sappiamo volare ancora benissimo, Mo ci penso io. Penetra. Vai. Che ti possa prendere un colpetto al cuore. Tiè. Oh, togliamoci da lì. Ok, siamo caduti sul ring, meno male. Volevi? Che scocciatura sto tipo. Oh. Vai, di nuovo. Preso. Questa non me la ricordavo. Ragazzo, mi hai sconfitto. Congratulazioni. Hai combattuto egregiamente. Grazie mille, maestro. Fai il bravo e dammi le sfere del drago. A meno che tu non voglia morire. Questo dovrebbe essere Tai Pai. Non avrai le mie sfere del drago e non mi batterai. Mi sembra giusto. Mamma mia, regà, qui mi ricordo sulla prima serie, io ero veramente un bambino. Ero piccolissimo. Boom. Aspettate che ricarichiamo un po'. Ah, abbiamo già la Kamehameha? Oh, levati. Vai. Kamehameha. Ok, beccato. Vai, penetra. Olè, signori. Tra l'altro mi sono dovuto mettere i capelli così, regà, tenuti con la cuffia, perché oggi erano veramente orribili. Cosa? Sei completamente diverso rispetto a 3 giorni fa.
Non stavo nascondendo niente. Mi sono solo arrampicato fino in cima alla torre. La torre di Karin? No, non è possibile. Non dirmi che ti ha addestrato Karin in persona. Sì, come hai fatto a indovinarlo? Pensavo che fosse solo un vecchio pettegolezzo, ma a quanto pare è vero. Interessante. Beh, un po' di esercizio non mi farà comunque male. Ha avuto pure la peggio, sto poraccio. Dodonpa originale. Sì. Oh, smettila. Vai, penetra di nuovo. Boom. Dovrebbe morire, in teoria. Oh, sì. 17.840 danni. Arrivederci. Banzai. Non mi fermerò finché non ti avrò battuto. Stupido, non sai con chi hai a che fare? No, e sinceramente non me ne frega, perché adesso morirai. Dai, giochiamo alla chiapparella, dai. Uno. Porca miseria, m'ha beccato. Vabbè, a quella distanza. Niente, oh, non riesco a mandarlo in aria. Pure lui si sta caricando alla massima potenza. Ed è una cosa assurda. Vai, penetra. Non l'ho potenziato. Vabbè, non me l'ha preso. E boom. 12.000. È proprio con quella mossa che Goku sconfisse Al Satan. Oh, oh, devo premere uno. Allora, fatti sotto. Voglio vedere la tua vera potenza. Guardate quanto era bello con la codina da scimmione. Molto bene. Bravo davvero. Se combatto a piena potenza, la mia resistenza diminuirà. Non volevo usarla, ma sembra che non ci sia altro modo. Dovrebbe diventare gigante, in teoria. Guardate quanto era brutto, raga. Ci azzecca proprio Niego Junior. Spero che tu sia pronto. Noi siamo qua. Meglio che sia pronto anche tu. Sto arrivando. Questo è il limite massimo della tua potenza. Basta con queste sciocchezze. Vabbè. Su, devi trasformare? Oh, l'uovo! In realtà, raga, è così che nasce Junior, ma quello non è Junior. Massima potenza? Ok. Vai! Preso di nuovo. Adesso abbiamo più o meno la stessa vita, ma tra poco non più. 15.000 bomboloni. Adesso mi devo allontanare, perché questo tra poco mi sgancia qualche mossa strana. Sta sfondando tutti gli edifici. Au. Maledetto. Vattene. Ok. Vabbè, premiamo uno. Metterò tutto ciò che ho in un singolo pugno. Eccola qui. Penetra. È già morto. Cioè, io ho tolto 15.000. 15.000 con un cazzotto, raga, eh. Addio. Ho vinto. Ho vinto.
Dunque, non è il capitolo di Al-Satan, il finale di saga, ne abbiamo un altro, chiamato Villaggio Pinguino, in cui possiamo vedere Arale. E molti di voi si staranno chiedendo, ma Tube, che cosa c'entra Arale con Dragon Ball? Ebbene, lo stesso fumettista di Arale ha fatto anche Dragon Ball, ovvero il grandissimo Akira Toriyama. Vediamo un po' Villaggio Pinguino che cosa ha da dirci. Finalmente li ho in pugno. No, ti ho in pugno. Dannazione. Ridammi le mie sfere del drago. Non capisco perché quello, essendo un maschio, gli hanno dato una voce simile a una donna. Non lo so, vabbè. Comunque, ora che ci penso, Villaggio Pinguino è proprio il villaggio di Arale. Quindi ecco che cosa c'entra Arale. Vai! Giustamente non ce l'ho preso, certo, quando mai? Ma è una gioia. Sembra divertente, quella che parla è proprio Arale. Boom! Oh, ma come fai a schivarmi ste mosse? Cioè, a sta difficoltà dovrebbe subire zitto. Vai. Vai. Stavolta te la sei presa in faccia. Olè. Vai. Se ne va Goku e arriva Arale. Arale, esegui la tua mossa migliore di wrestling contro di lui. Ok. Guardate come lo picchio. Vai, vai Arale. Vai così. Gioco. Olè, beccato. Quindicimila bombolori sono tanti, eh. Boom, bam, boom, pim, boom, pa. No, 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 sto subendo, no, lo sto subendo. No, aspetta, così. Aspettate un attimo, raga. Sto cercando di fargli la mossa. Via! Mega ciottata. Ho vinto! Ok, amici miei, siamo tornati nel menu. In teoria la storia di Dragon Ball è terminata. Qui abbiamo una saga alternativa di Goku e Arale. Qui abbiamo i riconoscimenti che non ci interessano, ma poi abbiamo anche da fare la saga speciale. Adesso amici miei, io voglio sapere da voi qui sotto nei commenti se volete la saga speciale oppure la saga alternativa, o meglio ancora se le volete tutte e due. Aspetto un vostro commento, dopodiché inizio a registrarle. Per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo con il prossimo video, sempre solo qui. Sottoberanza, ciao!